Ciao a tutti amici e benvenuti da Luke in questo nuovo video. Finalmente si torna nella serie dei Poppy Playtime, dove scopriremo un nuovo grande segreto. Perché utilizzando le hack, con questo comando qui, eccoci, siamo spawnati in una mappa segreta nascosta dove sto carendo aiuto. E adesso non più, perché finalmente possiamo volare. Siamo finiti nei file segreti di Poppy Playtime capitolo 1. Quindi entreremo nelle stanze segrete che poi compariranno anche nel capitolo 4, 5, eccetera, eccetera. Ma oggi le esploreremo in anteprima ufficiale! Ed eccoci qua che siamo entrati in questa mappa, dove questa qua sarebbe la zona degli uffici. È veramente gigante. Illuminando possiamo anche notare che qua ci sono dei cancelli che c'erano anche nel capitolo 2 nella zona dei binari, dove abbiamo usato il carrello Barry per distruggere le assi di legno quando abbiamo incontrato questi messi, e anche la parte finale quando siamo andati nella stanza del tritatore. Quindi magari qua dovevamo risolvere qualche enigma per togliere questi cancelli e accedere da un posto all'altro. Allora entriamo in questa stanza dove abbiamo trovato un ufficio. Qua ci sta una scrivania, un bel computer, tutti i fogli bianchi che servirebbero a me per la stampante, anche se adesso sono tutti vecchi questi. Una bella sedia. E poi qua anche dei mobili dove venivano messi i registri, le cartelle segrete. Questo posto doveva essere aggiunto, ma purtroppo non è stato più messo, un vero peccato. Poi qua troviamo un altro ufficio, sempre con la stessa scrivania, computer, anche se è diverso, più piccolo. Mentre in quest'altro non c'è un bel niente, il vuoto totale, stanza sprecata. Dove in realtà in questa zona degli uffici queste sono le uniche due stanze che sono decorate, che hanno computer e scrivania. Le altre non hanno un bel niente, come possiamo andare a vedere veloce veloce. Anche se qua dobbiamo illuminare, ecco, stanza vuota, anche qui vuota, tutte stanze vuote tranne quelle due. E qua ci sono tutti questi cancelli, e di sicuro dovevamo risolvere l'enigma attivando l'elettricità per aprirli, come era nel capitolo 2. Mentre qua le luci veramente, da dove le hanno prese queste luci che non illuminano un bel niente, dobbiamo fare tutto noi. Qua ci sono altre stanze, anche se questa è più grande, che collega da un corridoio all'altro, veramente interessante. Vabbè, troviamo la via di uscita, che questo è un labirinto purtroppo. Sembrerebbero le backrooms, veramente inquietanti. Vediamo se riusciamo ad andarsene in qualche modo. Vabbè ragazzi, usciamo da qui direttamente. Vediamo dove andiamo a finire, perché là c'è un'altra stanza segreta. Chissà che cosa potrebbe mai essere questo posto. Ma guardate, ma qui è dove venivano prodotti i giocattoli di Poppy, dato che queste teste venivano utilizzati per creare la bambolina. Quindi doveva esserci pure questa zona della produzione delle bambole di Poppy, che però non è stata mai aggiunta purtroppo, magari nei prossimi capitoli. Mentre qua abbiamo trovato un generatore, quindi dovevamo attivare l'elettricità. Di sicuro mettevamo in funzione tutto il meccanismo con questi rulli, e magari queste teste di Poppy venivano messi qua. Dovevamo creare un giocattolo forse, chissà per cosa però, magari per scappare via. Non dovevamo creare Cat B ma una cara Poppy per andare ad aprire la porta del Make a Friend. E qua ci sono tutti questi macchinari, veramente interessante questa zona, peccato che poi non è stata mai aggiunta. Allora via via, dove là c'è qualcos'altro che si illumina. Cosa sarebbe questo posto? Addirittura siamo nei bagni adesso, guardate. Ma aspettate, no! Ma questa è la zona dei parcheggi, wow! Illuminando riusciamo a scoprire tante cose assurde. Siamo nella zona dei parcheggi che doveva esserci. Mentre questo illuminando il tutto, oh, c'è la scritta P, l'iniziale di Playtime. Quindi ci troviamo fuori dalla fabbrica. Ed eccolo qui l'ingresso principale, bellissimo. Allora entriamo in questo bagno. Bagno per maschi non esiste purtroppo, mentre per le femmine sì. E qua ci sono i bagni, verde, rosa, giallo e rosso sono le porte. Non vi ricorda qualcosa ragazzi? Dovevamo utilizzare i colori per entrare nella stanza della sicurezza dove si trovava il grab pack. Quindi nella vecchia versione dovevamo andare qua fuori in questo bagno e scoprivamo il codice, la combinazione colore verde, rosa, giallo e rosso. Invece mi hanno aggiunto il trenino, che sarebbe anche l'easter egg per il capitolo 2 del treno gigante. Quindi siamo andati nella mappa originale di Poppy Playtime capitolo 1. Dovevamo uscire dalla fabbrica, iniziava nella zona dei parcheggi il gioco. Andavamo nei bagni e scoprivamo il codice. Vediamo se c'è anche un'entrata qui principale,
da dove tutto ebbe inizio questa mappa, illuminando sempre, che è veramente una mappa gigante, sì, ecco! Qua ci sono anche l'ingresso, le barriere automatiche, dove bisognava pagare il biglietto e poi si poteva entrare nella fabbrica, dove le barriere si aprivano, come su Ice Cream nella fabbrica, la stessa cosa. Quindi qua dovevamo andare nella zona dei parcheggi, ci sono anche alcuni piccoli edifici, dove qua le macchine potevano parcheggiare, i VIP ovviamente, quando pioveva, se la mettevano là, molto comodo. Quindi veramente clamoroso quello che stiamo scoprendo oggi. Abbiamo visto i parcheggi che sarebbero questi. Allora direi subito di entrare anche qua dentro illuminando. Eccoci dentro la fabbrica, dove là sotto siamo stati prima, dove vengono prodotti i giocattoli di Poppy. Questa qui invece doveva esserci anche la scrivania gigante con il disegno di Huggy Wuggy, che però non c'era ancora nelle vecchie versioni. Quindi questa doveva essere la versione alfa della fabbrica, la mappa. Poi è stata cambiata tutta, poi qua ci sono anche queste tre zone aperte, qua si doveva trovare il poster di Brone, qui invece il negozio dove venivano comprati i giocattoli, c'era il ciuff ciuff, anche se resta una stanza vuota. Andando da quest'altra parte finiamo nella stanza del Grab Pack, dove dovevamo recuperarlo, eccolo qui, qua dentro si trovava. E poi qua si può anche salire dove ci sono delle condotte che ci portano direttamente da quest'altra stanza. Ah, questo tappeto me lo ricordo pure, era nella stanza 05 dove c'era lo jumpscare del vapore. Vabbè, ci andiamo tra poco. Per qua sotto ci sono altre condotte che si potrebbero collegare con la stanza che siamo stati prima, dove vengono prodotte le bambole di Poppy. Andando sempre più qua, entreremo nella stanza dove c'era il pupazzo gigante di Huggy Wuggy, mentre qua ci sono altri posti che ovviamente adesso non ci sono. I muri sono stati fatti anche male perché era ancora in fase di sviluppo la mappa. Ed eccoci qua che possiamo illuminare! Ottimo! E quindi questo, ragazzi, è la zona dove si trovavano le varie zone che dovevamo accedere poi, mentre illuminiamo veloce veloce qui. Quindi siamo stati negli uffici, pure era collegato. Ecco qua, ragazzi, adesso andrò al rallentatore per mostrare tutto. Allora, quella era la zona del power. Poi là, dove accedevamo al Make a Friend, per attivarla con la mano blu la porta. Poi c'era il testing, l'innovation, il teatro, quella zona dove si apriva con la mano blu e mano rossa, e infine la caffetteria. Quindi in questa zona accedavamo negli uffici, veramente bellissimo. Comunque nel prossimo video, ragazzi, esploreremo di più questa zona degli uffici, che è veramente gigante, scopriremo altri segreti. Adesso andiamo nella caffetteria, in anteprima, eccola qui, l'abbiamo trovata finalmente, ci siamo entrati, dove qua c'erano dei tavolini con delle sedie, dove i dipendenti si sedevano anche quando c'era la pausa. Ci sono due tavolini, anche la scritta caffetteria. E poi qua c'era il bancone dove venivano venduti i vari caffè e tanto altro. Quindi eccola qui, questa è la zona della caffetteria piccola. Chissà che cosa dovevamo mai farci qua. Magari dovevamo recuperare qualche oggetto. Quindi sarà in questo modo, ovviamente più diverso quando verrà aggiunto. Adesso è soltanto in fase di sviluppo, la versione alfa. Magari qua dovevamo recuperare qualcosa, dove questa stanza poi si collega con la stanza del negozio dove vendevano le confezioni giocattoli. Poi negli uffici siamo stati prima, nel prossimo video lo esploreremo ancora di più. Andiamo adesso nel teatro! Eccolo qui! Illuminiamo, che è veramente tutto scuro. Vediamo un po' dove siamo. Eccoli i posti a sedere, pure le poltrone. Quindi eccolo qui il cinema, possiamo anche dire. Che sarebbe questo, veramente bellissimo. Qua c'era anche il proiettore che poi mostrava nello schermo il film, anche se adesso non c'è lo schermo. Una porta segreta che però ci porta di fuori, quindi non c'è un bel niente qui fuori dalla mappa. Siamo entrati anche nel teatro, che doveva essere in questo modo bello piccolo, anche se però c'era questa porta, magari dovevamo entrare qua dentro. Poi subito usciamo, usciamo. Ecco qui, dopo il teatro c'è l'innovation, un posto segreto, vediamo se c'è qualcosa. No, non è stato aggiunto un bel niente, quindi anche quando era nelle versioni alfa ancora non si sapeva come sarebbe stata questa zona. Poi qua ci sarebbe il testing, che però è una stanza vuota. Non è stato aggiunto un bel niente, anche se qua ci sono gli stessi corridoi degli uffici. Chissà dove porteranno mai, illuminando. Ah, siamo andati direttamente, questa qui è la zona del Make a Friend, dove poi ci saranno i vari macchinari. Vabbè, torniamo indietro, qua veniamo tra poco. Quindi andiamo anche in questa zona che sarebbe il Make a Friend. E poi qua l'elettricità, sì, eccola. Questa zona che è rimasta uguale.
Ovviamente mancano tutti i vari oggetti da mettere perché ancora qui soltanto le stanze erano state create. Gli oggetti sarebbero stati messi dopo che la mappa sarebbe stata confermata, ma poi non è stato così. C'era anche il generatore che dovevamo poi attivare l'elettricità. Questa è quella mappa che è rimasta identica, la stessa. Ok, adesso andiamo nel Make a Friend qui al centro, dove poi ci sarebbero anche due porte, una a sinistra e una a destra, eccole. Questa qui a sinistra dove ci porta in questa zona dove c'è il tappeto blu e poi c'erano vari tubi dove scattava il vapore con Aghi che ci ha fatto lo jumpscare con il vapore proprio. Quindi andando qui poi accedevamo in questa porta e c'era la zona del magazzino che adesso non era stata aggiunta ancora. Addirittura qua andiamo nei parcheggi dove semplicemente tutta questa zona qui di pavimento poi era il magazzino. Poi qua si possono notare che ci sono anche delle condotte. Ok, torniamo indietro, non c'è niente da vedere, invece quest'altra porta ci portava nelle scale dell'inferno che qui ancora non esistevano. E quindi eccoci nel Make a Friend, dove ci sono i vari macchinari giganti, che qui è una stanza tutta vuota invece, tutta bella vuota, non c'è un bel niente anche se illuminiamo. Eccola qui, una stanza veramente gigante, qua c'erano i vari macchinari e poi qua i rulli dove trasportavano le produzioni dei giocattoli. Poi ci sono anche i tre tunnel qua, le condotte, dove abbiamo costruito il giocattolo di Cat B. Noi siamo venuti da qui. In questa zona c'è qualcos'altro, dei muri possiamo vedere. Quindi c'era un'altra stanza, quelle finestre della fabbrica, anche se in realtà sarebbero delle porte, perché qua c'è un'altra stanza segreta. Se illuminiamo, guardate, ci sono degli scaffali. Qui doveva esserci un'altra stanza ancora più segreta. Doveva essere più grande, più lungo il capitolo 1, doveva avere più zone, ma invece poi l'hanno reso più corto, con poche zone aggiuntive, purtroppo. Qua ci sarebbe anche un altro corridoio segreto, veramente interessante, chissà dove ci potrebbe mai portare, verso questo muro che è tutto blindato, magari si doveva aprire, dove poi finivamo qui di nuovo nel Make a Friend. Allora vediamo se ci sono anche le condotte quando poi scappiamo da Huggy Wuggy quando ci inseguiva la parte finale che in teoria dovrebbero trovarsi qui. Eccolo, l'abbiamo trovato. Qua c'è una parte di condotte. Quindi rimaneva sempre così che dovevamo scappare quando lui lo vedevamo attraverso le condotte. Anche se nel prossimo video scopriremo il finale originale del capitolo 1. Quindi rimanete sintonizzati ragazzi per i prossimi video di Poppy Playtime. E qua ci sono le varie condotte che si collegano anche se adesso sono staccate. Dove poi, andando più là sotto al buio, come vi mostrerò adesso in questa breve videoclip, ovviamente con il giorno, attualmente questa zona doveva essere anche così, la stanza di Poppy, quindi rimaneva la stessa anche nelle vecchie versioni. Comunque il gioco doveva anche essere ambientato di notte, dato che qui la mappa è tutta nera di fuori, invece adesso nel gioco originale, ufficiale, è di giorno, e doveva anche essere ambientato tutto di notte. Quindi eccola qui la mappa originale, direi subito di uscire di fuori anche facendo tutta questa strada per vedere meglio tutto il percorso che dovevamo fare. Qua doveva esserci questa bella P al centro anche, che significa l'iniziale della Playtime. Illuminiamo anche qua gli edifici di fuori di questa fabbrica. Eccoli qua, dove si vedeva anche la schermata iniziale di gioco, che c'erano queste forme di edifici, veramente interessante. Ok, illuminando sempre, vediamo se riusciamo a esplorare qualcos'altro qua fuori, magari troviamo qualche stanza segreta prima di finire il video. Siamo entrati nelle zone segrete che esploreremo nei prossimi capitoli. Qua siamo tornati di nuovo negli uffici, però qua abbiamo trovato un'altra zona, una reception sarebbe qua, dove poi si metteva il segretario con vari fogli, computer, e qua c'erano quelli che aspettavano le persone. Qua dentro potrebbe esserci qualcos'altro. Sì, è un ufficio segreto. Ci sono anche una statua satanica qua. Una metà uomo e metà testa di capra. Per questo strano libro. Infine qua c'è pure questa poltrona, una bella sedia. E questa botola pure nel pavimento. Magari qua c'era qualcosa di segreto, nascosto, che dovevamo entrare. Alla fine c'è questa scrivania. Vabbè ragazzi, abbiamo scoperto la mappa originale di Poppy Playtime in capitolo 1. Siamo entrati nel cinema, la caffetteria, gli uffici segreti e tante altre zone che dovevano esserci nel capitolo 1, ma poi non sono state mai più aggiunte, anche qua fuori, nei parcheggi, nei bagni e tanto altro.
Ovviamente queste zone di sicuro verranno utilizzate per i prossimi capitoli, magari su Poppy Playtime in capitolo 4, 5, eccetera, eccetera. E quindi direi di terminare qui questo video, mentre vi sto mostrando una clip di come doveva essere tutta illuminata la zona dei parcheggi. Vi ringrazio per la visione e domani preparatevi all'inizio di una grande serie di Mr. Meat 2, mentre la prossima settimana torneremo con nuovi segreti di Poppy Playtime per continuare la seconda parte di questo video. E quindi adesso vi lascio ai saluti. Grande saluto ad Alessio 8bit, viva Kamega Kill Anime, Steven Universe, PB, Alessio.Tairo, fan di Luke, Daniele Concu, Yari Gaetani, Godzilla 1Tube, Le avventure di Tony, Giuseppe Langille, Nicolò Landi. Ciao a tutti amici e alla prossima.